Allora, siamo con il dottor Pietrino Forfori, un flebologo con cui oggi parliamo, siamo in esterna e parliamo di come proteggere le vene al sole. Questo ed altri consigli fanno parte di un progetto lanciato dallo stesso dottor Forfori, che è il progetto di cui notate una pin addosso a lui, che è il progetto della prevenzione vincente. Allora, dottor Forfori, al sole, quando arriviamo al sole, spesso ci occupiamo di proteggere la pelle con il giusto solare, ma non ci ricordiamo di proteggere le vene. Come proteggere le vene al sole? Buonasera a tutti, intanto buona giornata. Le vene vanno protette come la pelle, le vene sono subito sotto la pelle che è da proteggere. Molte persone che soffrono di insufficienza venosa ai vari gradi hanno il terrore del sole, sono state terrorizzate in passato da flebologi che allontanavano dal sole, dall'esposizione al sole, le signore con l'insufficienza venosa. E questo perché il sole può avere degli effetti sulla pelle, ma può avere anche degli effetti sulle vene varicose, in particolar modo il calore dei raggi infrarossi che attraversano tutti gli strati della pelle possono dare un insulto sulla parete venosa fino a portare a formare una flebite. Una flebite è un'infiammazione della parete venosa che porta poi l'organismo a reagire a questa insulto, a questo danno, apportando dei meccanismi di riparazione che sono la formazione di un trombo e la formazione di una tromboflebite. Questo però non deve spaventare le signore, visto che andiamo verso la stagione balneare nella nostra bella regione con tante belle spiagge con la bandiera blu, perché si può ovviamente esporre al sole senza dover aver timore di avere dei danni. Ci sono diversi problemi e diverse patologie. Esiste anche, dottore, una classificazione dei diversi problemi alle vene? La ringrazio di questa domanda perché mi permette di fare un po' di chiarezza su quello che è l'inquadramento dell'insufficienza venosa. L'insufficienza venosa superficiale viene comunque graduata su 6 scale, su una scala di 6, dove all'ultimo grado ci sono le persone con gravi complicanze come le ulcere venose, le gambe gonfie, e i primi gradi, che sono quelli più frequenti, sono la presenza di microvarici, quelle che volgarmente si chiamano capillari, e la presenza di vene varicose lungo l'arco inferiore. Quindi una classe che si chiama tecnicamente CEAP, CEAP1 e CEAP2 sono le classi, diciamo, di insufficienza venosa che riguardano la maggior parte delle persone. E queste persone sono le persone che, andando al mare, devono avere alcuni accorgimenti. Non devono temere di andare al mare, ma devono andare al mare e esporsi in maniera corretta. Che l'esposizione al sole cambia non solo a seconda dei problemi alle vene, ma anche dal fototipo. Sono tanti fototipi diversi, allora magari diamo un riassunto di come esporsi al sole a seconda del fototipo. Innanzitutto, come lei dice bene, bisogna che le persone si proteggano dai raggi solari a seconda del loro fototipo. Ormai le persone conoscono questo tipo di classificazione, si va dalle persone che sono chiare di pelle, ai biondi, ai mori, ai latini e poi agli orientali, fino ad arrivare a quelli di pelle nera e scura. Noi europei siamo di grado 2-3 e a seconda della nostra gradazione dobbiamo esporci con le creme di protettive. Come ci consigliano i dermatologi, le creme vanno somministrate più volte nella giornata, dopo ogni bagno perdono l'efficacia e vanno rinnovate. Questo è per proteggere la pelle in senso generale. Per quello che riguarda poi proteggere le persone che hanno una insufficienza venosa delle vene varicose, devono esporsi al sole come le altre persone negli orari giusti, che sono le prime ore del mattino e le ultime ore del pomeriggio. Nelle ore a mezza giornata sarebbe consigliabile rimanere all'ombra sotto l'ombrellone, e un'altra cosa che è possibile fare nelle ore calde, che immagino che le persone, specie quelle giovani, non stiano sotto l'ombrellone immobili, allora stare in battigia, bagnarsi le gambe sovente con l'acqua di mare, camminare e fare attività fisica sulla spiaggia. Queste sono tutte manovre che per chi ha un'insufficienza venosa migliora il circolo venoso, l'effetto dell'acqua sulle gambe che hanno vene varicose dà un duplice effetto. Uno è quello di dare una sorta di idromassaggio. Un idromassaggio, se
la persona cammina con l'acqua fino alla cintura, come si consiglia di fare, con il movimento delle gambe, in pratica contro la pressione dell'acqua, come fa su un idromassaggio. E un altro effetto benefico che si ha sulle vene dentro l'acqua è legato dalla temperatura. La temperatura dell'acqua di mare è in genere nelle nostre latitudini in estate sui 24-25 gradi. Questa è la temperatura misurata nei centri meteo con i radar fino a un metro di profondità. 24-25 gradi. La temperatura corporea è sui 37-38 gradi. Capite bene che un abbassamento termico di 10-12 gradi dà un beneficio importante, il beneficio che si ha quando si va in acqua, e questo è anche il motivo per cui a tutte le latitudini in tutto il mondo le persone d'estate cercano il mare, cercano l'acqua, perché questo le porta un beneficio nel contrasto degli effetti del surriscaldamento del sole sulla pelle. Ci sono delle cose che assolutamente non bisogna fare? La ringrazio di questa domanda, perché nella mia campagna c'è anche quella di andare a togliere quelli che sono alcuni luoghi comuni, e uno di questi è quello di coprire le gambe con le vene varicose con un asciugamano bagnato. Questo è un vecchio, diciamo una vecchia indicazione che può dare un beneficio temporaneo, perché l'asciugamano bagnato raffredda la pelle al pari dell'acqua, però subito dopo questo crea un microclima sotto l'asciugamano bagnato dannoso, che crea un microclima caldo umido che è peggio di quello normale. Quindi state al sole, non coprite le gambe, anche se magari vi vergognate un po' delle vene che avete, a volte le coprite per quello più che per le indicazioni del flebologo. Ancora un consiglio, direi più generico, è quello rispetto all'intensità della radiazione del sole. Come facciamo a capire quanto è intenso il sole? Allora, intanto c'è una generica suddivisione nell'arco della giornata, per cui nelle ore che vanno dalle ore 11 alle ore 15 si sa che il sole è quasi perpendicolare ed è molto più caldo. Esistono poi anche un modo per capire se nella giornata in cui si ha una intensità dei raggi ultravioletti dannosa, andando su quasi tutte le app di meteo che sono su tutti gli smartphone, scorrendo in basso dopo il tempo, il vento e la pioggia, in fondo c'è un indice UV, e questo è graduato su una fase moderata, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 8 è moderato. Se l'indice UV è 10, 11 vuol dire che è meglio non esporsi al sole assolutamente. Al di sopra di 12 si consiglia addirittura di non uscire di casa. Diciamo che nelle nostre latitudini questa gradazione elevata riguarda poche giornate all'anno e nelle latitudini più a sud. Allora, dottore, chi ha le calze, chi porta le calze, può andare al mare? Allora, intanto, fermo restando che le persone che hanno necessità di portare le calze elastiche come cura, cioè quelle terapeutiche, devono indossarle anche d'estate. Anzi, colgo l'occasione per dire che chi soffre di insufficienza venosa e che deve portare le calze come cura, con le calze ha le gambe più fresche che non senza, perché il sangue caldo interno viene respinto verso l'interno, quindi non viene in superficie, non riscalda la pelle. Detto questo, bisogna anche dire che quando si va sulla spiaggia, chi porta le calze non deve andare sulla spiaggia con le calze, perché quando si è sulla spiaggia, in genere, nella maggior parte delle ore, si sta o sdraiati o in acqua, e sono le due condizioni per le quali l'insufficienza venosa trova giovamento. Quindi sulla spiaggia senza calze. Per arrivare alla spiaggia, se avete un percorso lungo di 3 o 4 ore, indossate la calza. Se per arrivare dalla casa alla spiaggia avete mezz'ora o un'oretta, evitatevi anche questa tortura prima di arrivare in spiaggia. Io avevo un inizio di vena varicosa e durante l'inverno, quindi con le temperature più fredde possibili durante l'anno, ho avuto un interventino di foam scleroterapia e questa vena è stata, diciamo, eliminata. E nonostante questo comunque posso andare al mare tranquillamente, non è un problema. L'unica cosa sarebbe bene evitare di mettersi sotto il sole cocente di mezzogiorno e cercare di tenerle più rinfrescate possibili, quindi stare sul bagnasciuga e magari fare delle passeggiate tenendo le gambe nell'acqua, comunque cercare di sfruttare
la forza del mare, quindi delle onde e della temperatura più fresca.